Abbiamo una chimica, Sara Di Risuna. Sara Belloni, professoressa di grande istituto comprensivo di Firenzuola, d'Aida. Per favore. Sara è venuta, ci ha fatto la cortesia di venire in Italia in Zucca, e ho scoperto di essere presa in Italia del vostro fresco, per portare una tesi molto interessante, che lei lavora personalmente, che fa parte di un massivo con 7 versi, giusto? Che ci porterà una visita molto interessante sulla trasformazione degli spazi all'interno della scuola perché si confacessero alle metodologie didattiche di cui abbiamo parlato. Quindi praticamente voi adesso vedete le frasi trasformate, maestra appaiatore che avrete la consapevolezza del termine che sono messi in questo modo, diciamo la massima cosa. È una messa di preambolo. Sara, lascia. Musica,
Quindi, senza stravolgere il setting di ogni nostra aula, abbiamo creato un'aula pronta. Quando il docente non fa un'attività, va lì e sa che ha tutto a disposizione e non deve perdere tempo spostando i banchi o inventandosi delle cose particolari. Questa è la nostra aula di informatica, che comunque rimane un pezzo importante della scuola. Però ci siamo fatti la domanda, i banchi così disposti sono funzionali per l'insegnamento, sono funzionali per quello che vogliamo fare e soprattutto a mano che si lavora con il digitale vi dovrete porre il problema della vigilanza, perché gli adolescenti lasciati pur con tutti i filtri, con tutto quello che vedrete serve, navigare su internet non è facile. Quindi immagino non è molto bello, ma poi abbiamo girato la radio informatica, cioè i video, il docente li vede tutti e questo ci ha aperto, non so se vedete l'aula se fa vuota, quindi abbiamo uno spazio in mezzo all'aula e io con una collega quest'anno proviamo una sperimentazione in un'ora parallela, l'aula dovrà accogliere fino a 40 ragazzi, un gruppo lavorerà sui PC, un gruppo invece lavorerà sui tavoli e allestiti in mezzo. E ci siamo inventati questa classe di tecnoscienze che lavora in parallelo su argomenti di tecnologie e di scienze. Quindi lo spazio diventa funzionale per una nuova idea di fare scuola, anche il digitale non è solo l'utilizzo del computer o l'utilizzo del tablet, ma è il presupposto per fare didattica in un modo nuovo, che forse è più affascinante per i nostri studenti. Questo diciamo che è un po' la cosa più innovativa che vi faccio vedere. Questa era la nostra aula di tecnologia. Non so se vedete là in fondo, ci sono un pannello fotovoltaico, delle prese. Non veniva utilizzato da nessuno, perché il docente di tecnologia comunque rimaneva in classe, poi dava la sua lezione, perché lì non ci sono altro che banchi disposti in maniera fondamentale. Lavorare in modo interdisciplinare su da stampante 3D diciamo che
con i loro tablet i ragazzi potranno accedere al servizio della biblioteca e scaricare i libri digitali da poter leggere. Quindi anche qui non è di voler spingere sul digitale in modo forte, ma di volersi confrontare con qualcosa di nuovo, pur mantenendo tutto quello che la scuola di buona ha sempre fatto e continua a fare in un modo innovativo. È molto bello, grazie Sara. Pensate, spunti sui miei dati, attenzione, mi sembra di capire che l'attenzione ai bandi.